Come è nato il nome di questa nuova avventura? Spin Reef vuol dire, vuol dire, sai, quando c'è la onda che rompe sulla roccia, sì, o su una barca, che c'è questo spruzzo, sì, che ti viene in faccia, no? E questo è quello che vuol dire Spin Reef. E come mai questa scelta? E questa scelta perché è quello che un marinaio, tutti i marinai, quando sono su una barca, lo sentono il vento e sentono quest'acqua, questo, sì, come si dice, spruzzo di acqua che viene in faccia e ti fa sentire vivi, perché quando sei al mare senti il sale, quando sei su un lago non c'è il sale, senti l'acqua, il freddo dell'acqua, anche è importante di sapere le condizioni, e dunque è un elemento che noi viviamo sempre, e dunque ci pareva giusto di avere un nome come questo. Che cosa si prova a guidare una bestia di queste dimensioni? È una barca che è fantastica, perché è una barca che è rimasta molto leggera, molto viva, e non è un XXL che uno sembra che sta guidando, non lo so, una barca molto pesante, eccetera. E in più, con la sua grandezza e il suo peso, quando uno fa della velocità 35 nodi o 40 nodi, è un'emozione enorme. E di essere con 14 uomini di equipaggio a bordo, c'è anche un enorme lavoro di team e di teamwork che a me mi piace tantissimo. Che cos'è per lei il mare, la vela? Per me è una passione, mi è sempre piaciuto lo sport, ma la vela per me vuol dire anche libertà, vuol dire una certa purezza, vuol dire di essere veramente con gli elementi, che sia il vento, il mare, le onde, il sole, la notte, anche la, come si dice quando non si vede più niente, la fog, l'oscurità, la nebbia, eccetera. Dunque, ecco, per me la vela è tutto questo, e a me mi piace essere con gli elementi naturali. È una passione che nasce da quando era bambina, andava a fare le vacanze sull'Argentario? Esattamente, sì, perché papà gli piaceva tanto andare a vela, e dunque da piccoli abbiamo sempre fatto... Cosa le dice suo fratello di questa... Lui ha preferito regate di carattere diverso. Che cosa le ha detto di questa sua avventura? Lui è contento e fiero del risultato che abbiamo avuto fino adesso. È vero che ho scelto un angolo, diciamo, una direzione un po' diversa di quello che lui ha fatto, rimane sempre multiscafo, perché mio fratello gli piacciono queste barche, dunque l'adrenalina e la maniera di navigare queste barche rimane la stessa, e penso che condividiamo questa passione assieme. Un 2013 fortunatissimo, perfetto, un 2014 molto ambizioso. Abbiamo di nuovo un bel programma sportivo, abbiamo, a partire di giugno saremo a Newport, fino a fine agosto in stand-by per il record dell'Atlantico Nord, da New York al Cap Lizard, e proveremo durante questo record dell'Atlantico, se le condizioni ce lo possono, di battere anche il record dei 24 ore. Dunque dovremmo andare a cercare delle condizioni molto estreme. Abbiamo trasformato la barca per ottimizzare, per avere meno peso sulla barca, delle vele diverse, abbiamo tagliato un po' l'albero, diminuito l'albero, abbiamo fatto dei cambiamenti, e avendo fatto questi cambiamenti per l'Atlantico Nord, abbiamo detto e ci siamo detti che era un'opportunità di poter anche fare la Route du Rhum. Dunque Yann sarà la partenza della Route du Rhum a partire del 2 novembre a Saint-Malo, e questa è una grande sfida, perché ecco, è la barca motoscafo più grande al mondo, non solitario, non è mai stato fatto. C'è la paura quando si è su una barca come questa? Sì, la paura deve esistere, perché se uno non c'ha paura non può calcolare i rischi e non può gestire il momento, e penso che è molto sano di sapere che ci sono rischi e che uno li deve calcolare, e su questa barca è ancora più importante di anticipare e di essere sempre... voglio dire, uno deve sempre... Non può mandare la barca al 100%,
uno deve sempre avere come si dice, un buffer. Quando mandiamo una barca è all'80-85-90%, perché è una barca che è così tanta veloce che uno si può far sorpassare molto facilmente. E la convivenza con tutti questi uomini a bordo? Benissimo, no, non c'è nessun problema, e devo dire che è un piacere, e penso che anche per loro di avere una donna a bordo porta un'altra maniera di navigare, un'altra maniera di fare le cose, e dunque è una bella esperienza che sia per loro o che sia per me.